alcuni ragazzi della Cina, dell'Ucraina e altre squadre si sfideranno in un torneo di calcio, ma non è importante il risultato del torneo in calcio, è importante che i ragazzi si incontrino. Io l'anno scorso sono stato 4 volte in Cina, sono stato 2 volte in Ucraina e ho imparato tantissime cose. Ho imparato da quelle culture, da quei modi di fare, istruzioni, modi, comportamenti che servono per la mia vita anche amministrativa. Hanno entrambi questi stati una forte attenzione all'istruzione, una forte attenzione ai giovani ed è quello su cui noi dobbiamo investire, imparare da loro. Guardate, nella pubblica amministrazione, nel ruolo della politica, non c'è niente da inventare, c'è tanto da imparare. Il taglio in colla funziona molto più di tante altre cose e io dico che questi appuntamenti vanno sempre più ripresi, vanno sempre più organizzati proprio per fare tanti taglia in colla di buone pratiche. Siamo molto contenti che questo torneo raggruppi squadre da tutto il mondo. Oggi abbiamo un incontro ufficiale con i rappresentanti della Repubblica Popolare Cinese, con il Consolato dell'Ucraina e questo fa parte di un'idea di sport sulla quale noi, oltre all'evento che partirà mercoledì fino a domenica, abbiamo proprio idea di promozionare il nostro territorio in tutto il mondo e far vedere anche che questo territorio ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, è un bacino termale più importante d'Europa, ha un brevetto sulla fangoterapia, sul prodotto fangoterapico unico nel suo genere che va promozionato anche attraverso questi momenti.